Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi finalmente rispondo alle vostre tantissime domande che mi avete lasciato su Instagram ed inizio questo video anche completamente struccata perché mi truccherò con voi mentre vi rispondo. Devo essere onesta, lo sapete, la maggior parte delle domande riguardano la mia nuova relazione, il mio ragazzo, e quindi insomma me l'aspettavo perché siete curiosissimi, ma mi avete fatto domande anche su altri argomenti, quindi oggi tocchiamo un po' appunto tutti questi argomenti. Come sempre mi sono salvata, screenshottata tutte le vostre domande da Instagram sul cellulare, quindi se mi vedete guardare il cellulare è perché sto appunto leggendo le vostre domande. Domanda, mi chiedete, eri fidanzata? Lo sei? Non lo sei? Non capisco. Fantastico, un po' di confusione praticamente. Beh, diciamo che fidanzata è una parola grossa, perché comunque ho da poco un ragazzo e ci stiamo frequentando, conoscendo, e quindi chiamarlo fidanzato per me in questo momento, ragazzi, è un pochino troppo, però sì, ho un ragazzo in questo momento con cui sto molto bene, devo dire, sono ancora in quella fase in cui vedo solo cuoricini praticamente ovunque, e quindi la risposta insomma è sì, poi approfondiremo con le altre domande. Oggi voglio dare tra l'altro una nuova possibilità al fondotinta Fenty Beauty, la colorazione che ho preso è la 140C. Mi avete detto che ne metto troppo, che è un fondotinta super leggero e che quindi non va stratificato troppo, quindi oggi riproverò ad utilizzarlo e vedremo, e utilizzerò la spugnetta di Mulac che secondo me assorbe meno prodotto, quindi è più adatta ai fondotinta meno coprenti. Prossima domanda: di che nazionalità è il ragazzo con cui ti frequenti e che lingua parlate quando siete assieme? Allora, e la nazionalità io so che non ve l'aspettereste mai, ma no, non è olandese, non è italiano, è canadese, e parliamo naturalmente inglese quando siamo assieme. E mi sto rendendo conto che questo fondotinta è comunque troppo chiaro per me, pensavo potesse andare bene adesso che ho smesso di usare l'autoabbronzante, ma lo vedo onestamente un po' fantasmino. Non ho proprio fortuna io con questo fondotinta Rare Beauty, perché cioè ragazzi, ho applicato un po' del mio Diego Della Palma sopra per risolvere un po', cercare di riparare, ma rimane comunque troppo chiaro. Adesso cercheremo di riscaldare l'incarnato in qualche modo, però appunto questo fondotinta Rare Beauty proprio non fa per me. Devo dire che però l'applicazione con questa spugnetta è stata un po' meglio rispetto all'applicazione con la Beauty Blender, quindi un po' di coprenza in più mi è piaciuto un po' di più, però non diventerà mai il mio fondotinta preferito, poi ho il colore sbagliato, quindi benissimo. Quindi sì, parliamo inglese tra di noi, e da quando sto con un ragazzo che è madrelingua inglese, ovviamente, vi giuro che mi sto rendendo conto di quanti modi di dire io ancora non conosca. Vabbè che ogni tanto lui ci marcia su sta cosa e si diverte e mi dice robe in slang che io ovviamente non capisco, e quindi poi gli dico scusami ma io non l'ho mai sentito sto termine, ma che inglese è? Mi fai sentire che non lo so? E lui poi si mette a ridere e mi dice no, veramente è slang, quindi non puoi saperlo. Oppure mi dice roba tipo appunto che parole che usano solo là, e quindi mi fa troppo ridere questa cosa, però sì, appunto, parliamo inglese, lui è molto caro perché mi dice sempre che vuole imparare l'italiano, che ci prova, e quindi abbiamo sta cosa che ogni giorno gli insegno una parola di italiano, gli sto facendo una cultura, ragazzi, per quanto riguarda la cucina italiana, voi non avete la più pallida idea. Quando mi ha detto che a casa, da piccoli, quando cucinavano la pasta, tipo specialmente gli spaghetti, per vedere che fosse cotta, non so se l'avete mai visto nei film, ma lo fanno davvero, ho scoperto, loro praticamente lanciavano gli spaghetti sul frigo, se rimanevano attaccati sul frigo vuol dire che erano pronti, che in realtà se gli spaghetti rimangono attaccati da qualche parte vuol dire che sono completamente scotti e quindi non vanno già più bene, quindi ho tentato di spiegargli questa cosa, quindi qua ci siamo. Gli ho spiegato anche che l'ananas sulla pizza non si fa assolutamente, che praticamente una bestemmia in Italia e si viene puniti, quindi gli ho detto che non gli permetteranno mai più di tornare in Italia se fa queste cose, quindi piano piano gli sto facendo una cultura. Però sì, canadese, parliamo inglese, insomma, io mi dilungo nelle risposte, che potrei metterci 3 secondi a risponderti, invece ci metto mezz'ora, però
io sono fatta così. Ok, sembro anche un pochino più viva con il blush, perché veramente... Prossima domanda: quando tornerai rosa pastello? Secondo me ti dona molto. Grazie mille Federica, ti devo dire la verità, il rosa pastello, i capelli rosa pastello piacciono tantissimo anche a me e li avrei già rifatti, ti dico la verità, perché anch'io quando guardo le foto e i video di quando li avevo rosa pastello mi mancano tantissimo e vorrei rifarli perché mi piacevano veramente tanto. Il problema dei capelli rosa pastello, comunque di qualsiasi altro colore molto chiaro, è che sono molto, credetemi, estremamente difficili da mantenere nel tempo. Chi li ha avuti colorati con dei colori sgargianti, molto brillanti, chiari, lo sa, perché tendono a sbiadire veramente con la velocità della luce. In realtà tutti i colori sbiadiscono, ma appunto quelli chiari colorati così purtroppo succede in un nanosecondo, e quindi mantenerli rosa è veramente veramente complicato, perché poi devo andare a ricolorarli molto spesso, e per il mio capello che è già molto sottile, che non sopporta bene diciamo tanti trattamenti, è appunto un pochino troppo rischioso, perché andrei a rovinarli veramente tanto, perché oltre ai colpi di sole appunto, che già sono, cioè è acqua ossigenata, poi dovrei andare a colorarli ogni volta. Quindi un motivo è sicuramente questo. Ma ce n'è un altro in realtà, di cui vi avevo accennato mi sembra un po' di tempo fa. Il fatto è che il rosa è un colore abbastanza complicato da abbinare, nel senso che non sta bene con tantissimi colori, e quindi creare gli outfit, per me soprattutto che mi piace creare abbinamenti e mi piace stare attenta agli abbinamenti, diventa veramente complicato, perché poi finisci, almeno appunto per me era così, finivo per vestirmi soltanto con i colori che ovviamente stavano bene con il rosa, e quindi una gran parte del mio guardaroba praticamente non la calcolavo neanche. Ed è un po' un peccato, perché quando poi li avevo rifatti biondi, mi ricordo, ero molto felice di poter tornare ad utilizzare molte cose nel mio guardaroba, che ovviamente è una scelta mia, cioè posso ovviamente indossare tutto, però per mio gusto alcuni colori con il rosa non ci stanno tanto bene, e quindi appunto gli abbinamenti sono abbastanza complicati. Questa è un'altra cosa che secondo me chi ha avuto i capelli colorati di questi colori così particolari sa e mi capisce, perché non tutto sta bene poi con i colori di quel colore, con i capelli di quel colore, quindi bisogna fare più attenzione agli abbinamenti, e ci sono molti meno colori che possiamo indossare, quindi questo è un po' il secondo motivo. Questo non significa che io poi non cambi idea in realtà, perché può pure darsi che un domani io mi svegli e dica no, non me ne frega niente, oggi li rifaccio rosa perché voglio i capelli rosa, quindi può sempre darsi con me, lo sapete, io ogni tanto questi colpi di testa così, però per il momento questi sono un po' i motivi per i quali non li rifaccio rosa, anche se anche a me piacciono un sacco. Prossima domanda, questa in realtà non ho capito se mi arriva da un hater che cerca di infastidirmi e demoralizzarmi, oppure se mi arriva effettivamente da un follower che ha una domanda onesta e sincera, ma io nel dubbio rispondo comunque. La domanda è: ho notato un netto calo di visualizzazione dei tuoi video YouTube, cosa ne pensi? Allora, è vero, devo dire, ed è un calo che YouTube ha avuto in realtà generale nella piattaforma, quindi non si parla solo del mio canale, ma si parla in generale proprio del social media, della piattaforma YouTube. Perché questo è facilmente spiegabile, è una parola? Io intanto non so se le parole esistono o me le invento, comunque è facilmente riconducibile al fatto che nel frattempo è nato TikTok, ed è vero che le visualizzazioni su YouTube si sono abbassate per me e per tantissimi altri creator, quindi hai fatto molto bene a specificare che stai parlando della piattaforma YouTube, perché nel frattempo è nata un'altra piattaforma che insomma sono sicura moltissimi di voi conosceranno, che si chiama TikTok, e dove invece ogni video che carico mi fa
200.000, 500.000, 1 milione, 1 milione e mezzo di visualizzazioni. Quindi in realtà è vero sì che le visualizzazioni su YouTube sono calate, ma è anche vero che nel frattempo è nato un nuovo social dove io sto facendo le visualizzazioni, cioè sto facendo numeri che non ho mai fatto prima, perché non mi sarei mai aspettata di arrivare ad oltre 1 milione, 5, 600, 700.000 con i miei video, ed è una cosa che veramente di TikTok mi fa... cioè mi sciocca ogni volta, è scioccante ogni volta vedere i numeri che si riescono a fare appunto su questo nuovo social media. Però è vero ed hai ragione, proprio in generale i canali YouTube sono un po' calati come traffico. Ma perché? Perché appunto nel frattempo tanto tanto nuovo traffico arriva da un'altra piattaforma, perché tutta la nuova generazione, voglio dire sotto i 30 anni, praticamente sta per la maggior parte su TikTok, mentre una volta era YouTube. Quindi sì, questo è il perché sostanzialmente, ma nel frattempo molti magari di voi non lo sanno perché magari non mi seguono su TikTok, però nel frattempo io sto facendo numeri che non ho mai fatto su quest'altro social media, e quindi sì, cerco però comunque di restare attiva ovunque. Non è semplice, avete notato, perché da quando è nato TikTok... fare TikTok, fare YouTube, fare anche Instagram è più complicato ovviamente di quando avevo solo YouTube. Cerco però comunque di non abbandonarvi su nessuna piattaforma e di essere presente, di caricare un po' ovunque. E molto spesso quando vedete i reel su Instagram oppure gli shorts qua su YouTube, quelli sono TikTok che io poi... solitamente di 3 minuti che io poi vado ad adattare ad 1 minuto e mezzo per i reel di Instagram e a 1 minuto per gli short di YouTube. Nel frattempo spray fissante, vado sempre a spruzzarlo prima del mascara. Vedo tantissimi fare questo errore, devo dire, soprattutto su TikTok. Applicano prima il mascara normale, non waterproof, poi spruzzano lo spray fissante e dicono: ma come mai il mascara mi cola e la mia sudorazione e la mia lacrimazione? No, è il fatto che ci spruzzi l'acqua su. E se il mascara non è waterproof è inevitabile che poi sbava, quindi fate attenzione a questa cosa, sempre 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 spruzzare lo spray fissante quando abbiamo fatto la base, ma prima di iniziare con gli occhi. Voilà. Altra domanda: ciao Nicole, vedremo mai il tuo fidanzato in un video YouTube? Questa domanda me l'aspettavo. Adoro il fatto che siate super curiosi, però comunque anche molto rispettosi. Io vi amo, vi giuro, cioè. Vi dico la verità, voglio andarci piano, non voglio fare gli stessi errori che ho fatto in passato, quando magari vi ho presentato persone che col senno di poi non avrei neanche dovuto presentarvi, perché non se lo meritavano. Ma più che errori, non voglio dire i miei errori del passato, diciamo che voglio imparare dalle mie esperienze del passato, e quindi voglio appunto andarci piano. E lo sapete, voi per me, il mio canale, e voi che mi seguite da tantissimi anni, o comunque chi mi segue anche se da poco, ma ho un affetto molto forte per voi, vi sento molto vicini, siete la mia famiglia realmente virtuale, ma siete parte della mia vita da tanti anni ormai, e quindi siete importanti per me ed è giusto che io vi presenti solo chi veramente se lo merita, ok? Quindi lui sì, se lo merita, però questo non significa, cioè nel senso, so che mi piacerebbe presentarvelo, però voglio aspettare naturalmente il momento giusto. Abbiamo diversi viaggi in realtà in programma per i prossimi mesi, quindi ed ho pensato di filmare dei vlog durante questi viaggi, perché voglio portarvi con me, quindi sicuramente sì, prima o poi lo conoscerete, ma appunto voglio andarci piano e voglio aspettare il momento giusto e voglio che sia una cosa spontanea, ecco. Altra domanda: cosa ne pensi di OF e chi lo ha? Allora, questo è un argomento di cui si parla tantissimo su TikTok, quindi in realtà vorrei parlarne anche lì, anche se poi non è un argomento che mi compete e non ne so moltissimo di questo sito, quindi non mi piace mai nella vita, vi devo dire la verità, esprimermi riguardo ad argomenti su cui non so, di cui non so nulla, che è una cosa molto
pretenziosa, penso che si dica, insomma, un po' arrogante, ecco. Quello che ti posso dire è che io non mi sono mai sentita di giudicare gli altri nelle loro scelte, fino a quando non vanno ovviamente a fare del male ad altri, quindi lungi da me dire e giudicare chi paga l'affitto, le bollette e si mantiene con OnlyFans. Naturalmente non sta a me giudicare. Penso che, e questa cosa l'avevo accennata un po' di tempo fa in un video in cui chiacchieravamo, penso che l'immagine, il corpo delle donne sia stato strumentalizzato e sessualizzato un po' in tutti i modi, in tutta la storia dell'umanità, e se siamo arrivati ad un punto in cui le donne, facendo questo, però ci guadagnano e sono loro a decidere se mostrare il loro corpo oppure no, e ci guadagnano, insomma, io poi non ci vedo nulla di male. Certo che per come la penso è che bisogna essere molto sicuri di voler fare questo e solo questo nella vita, perché, oddio, non necessariamente, ma poi purtroppo per determinate altre professioni potrebbe essere un po' un ostacolo aver fatto OF in passato, quindi penso che non sia una decisione da prendere sotto gamba iniziare un lavoro del genere, chiamiamolo lavoro perché alla fine questo è, c'è gente che si compra la casa, si paga le bollette, mantiene tutta la sua famiglia così, e quindi è giusto chiamarlo come va chiamato, però lo ritengo, appunto, la ritengo comunque una cosa che va pensata molto bene, non la ritengo adatta alle ragazze molto molto giovani, perché ripenso a me quando ero molto giovane e non si è veramente, cioè le decisioni che prendevo all'epoca, cioè, oggi non le prenderei mai, quindi appunto questo secondo me è una cosa su cui, cioè, che va pensata molto e su cui bisogna, appunto, avere secondo me un certo grado molto alto di maturità per poter prendere una decisione del genere, però non ci vedo nulla di male in sé come cosa, e ben venga se le donne possono guadagnare decidendo di fare con il proprio corpo quello che vogliono in modo legale e assolutamente onesto. Ecco, questo è quello che penso io, però ripeto, non posso esprimermi più di tanto su un mondo di cui conosco poco o niente. Altra domanda che mi è piaciuta tantissimo: cosa diresti alla piccola Nicole? E questa è una cosa a cui io ho pensato spesso nella mia vita, specialmente dopo aver fatto il mio percorso di terapia, ed è una cosa secondo me che aiuta tantissimo ad entrare in contatto con la parte bambina di noi che è sempre dentro di noi, nascosta da qualche parte, ed è importante secondo me essere in contatto con la nostra parte bambina. Quindi se potessi scriverei una lettera lunghissima alla me bambina, perché ci sono tante cose che vorrei dirle. Una delle cose che vorrei dire alla me bambina è di non aver paura di essere da sola, perché in futuro ti renderai conto che stare da sola non è sentirsi soli, anzi, che mi sarei sentita più sola quando stavo con alcune persone che mi facevano sentire veramente tanto sola, e che nel momento in cui resterai da sola, perché ovviamente sto parlando a me stessa, nel momento in cui resterai da sola ti renderai conto che non solo non ti senti sola, ma ti renderai conto che è quello di cui hai avuto sempre bisogno e che hai sempre in qualche modo voluto evitare, ma che in realtà sarà una cosa inevitabile e che ti aiuterà tantissimo, ti farà stare mille volte meglio, e da lì sarai non una persona diversa, ma quella che eri, però migliore, cioè quella che ero, però con una marcia in più. Quindi di non aver paura di stare da sola, perché nella vita imparerai
e sarà una bellissima sensazione. Può sembrare una cosa triste, ma non lo è, sarà una bellissima sensazione, ma imparerai che qualsiasi cosa succederà nella tua vita potrai sempre contare su te stessa, e sapere questa cosa, sapere la forza che hai e che saprai tirar fuori nei momenti di bisogno, è una sensazione impagabile, perché quando ti basti non te ne frega più niente di niente, di nessuno, perché sai quello che sei ed è una sensazione bellissima. E quindi non aver paura, perché non c'è niente di cui tu debba aver paura. Penso che questa sarebbe la prima cosa che vorrei dire alla mia bambina, ed è un discorso che abbiamo affrontato, abbiamo parlato di questi argomenti su questo canale già, quindi lo sapete, però sì, questa, diciamo che se dovessi scrivere una lettera alla mia bambina, penso che questo sarebbe proprio il primo pensiero e la prima cosa che direi. Ma penso che possa servire comunque a voi, più o meno come un consiglio da sorella maggiore che mi sento sempre di darvi. Lo dico sempre, io passo delle cose nella mia vita, ok, le vivo, e poi cerco di aiutare voi in modo che non facciate i miei stessi errori, o comunque per aiutarvi e per farvi capire che se c'è anche solo una persona che mi segue che si sente così o che si è sentita così, non siete gli unici, perché anch'io mi sono sentita così e so quanto è difficile. Tra l'altro so che può sembrare facile adesso che io ne parlo così, ma tutto il processo è tutto tranne che facile, però credetemi, trust the process, quello che viene dopo è una vita nuova. Prossima domanda: una tua follower è mai diventata una tua vera amica nella vita reale? E questa domanda mi è piaciuta e l'ho selezionata perché volevo raccontarvi questa storia. Conoscete ormai Lisa, la vedete nei miei video, una mia amica che abita anche lei qui ad Amsterdam, è italiana, l'avete vista appunto nei video, e lei dovete sapere che era ed è una mia follower, ed è successo tutto perché ormai 2 anni fa, un anno e mezzo fa, io postavo storie, foto su Instagram più o meno vicino, non casa mia, ma vicino a casa mia, e c'era questa ragazza che ogni volta che io inquadravo nei pressi di casa mia mi scriveva: ma hai inquadrato casa mia? Io vivo là! E io, cioè, ad un certo punto ho pensato: ma scusa, se quella è casa tua, cioè sei praticamente mia vicina di casa. E quindi poi ho notato questi messaggi, le ho risposto, ed effettivamente una mia follower, mia vicina di casa, Lisa, poi l'ho incontrata, ci siamo viste, ormai ci conosciamo da, non so, penso un anno e mezzo, cioè io, boh, non lo so. Quindi un bel po' ormai, però sì, inizialmente è così che l'ho conosciuta, ma ed è stata una coincidenza assurda se ci pensate, perché è una mia follower italiana che mi segue da un sacco di tempo, che per puro caso è mia vicina di casa. Assurdo, quindi è bellissima sta cosa, perché ogni tanto appunto io vado a casa sua, lei viene a casa mia e sono letteralmente 100 metri tipo, oppure ci incontriamo in una piazzetta, insomma a metà strada, e abbiamo tutti i nostri posti nella stessa zona praticamente, che tra l'altro prima di incontrarci, quando ci siamo incontrate, in realtà lei mi aveva intravista qualche ora prima che avessimo appuntamento, perché abitiamo nella stessa zona. Quindi per rispondere alla tua domanda, sì, è successo ed è nata una bellissima amicizia, perché poi siamo state alle Maldive assieme, siamo state a Parigi assieme, e sono stata da loro, da lei, dal suo fidanzato a cena quando era sabato scorso, e mi sono divertita un sacco, quindi è una cosa bellissima. Ed anche questa amicizia è nata grazie ai social, è nata grazie al mio lavoro, quindi sì, è una bellissima storia secondo me, e mi è piaciuto il fatto che appunto mi abbiate chiesto proprio se questa cosa è successa effettivamente oppure no. Poi, altra domanda: in Olanda capita di sentirsi emarginati non sapendo l'olandese? Allora, ti devo dire, in Olanda è un po' difficile risponderti, perché se vai a vivere in un paesino piccolino, fuori dalle città più grandi, dove di turisti ce ne sono pochi, di persone internazionali ce ne sono poche, ovviamente lì probabilmente se ci vai a vivere ti senti un po' emarginato, perché comunque nessuno parlerà inglese. Per quanto mi riguarda, ad Amsterdam non mi capita, perché qui tutti parlano inglese, cioè tipo i miei vicini, ok, sono praticamente, hanno tutti la mia età, uno è italiano, 2 sono americane, 2 sono indiani, una è russa, per farvi capire appunto. Quindi no, non mi sento, poi
tutte le mie amiche qui, praticamente tantissime mie amiche qui sono italiane, quindi è più una cosa secondo me che dipende dalla zona dell'Olanda. Ad Amsterdam non ti succederà, in altre città un po' più piccoline forse un po' di più, nei paesini sicuramente se non sai l'olandese non consiglierei di andare a stare, ma Amsterdam, nella città di Amsterdam vivono più persone straniere che olandesi, o comunque la grandissima maggioranza ti capita di trovare qualcuno che non sappia parlare bene inglese, magari lo parla poco, ma è una cosa molto rara, ecco. Ultima domanda per oggi, visto che il nostro trucco è pronto, come vedete, tra l'altro sto adorando questo rossetto Saint Laurent, bellissimo. Ultima domanda, ma chiudiamo con il botto proprio, c'è una domanda proprio di quelle pesanti. No, sto scherzando. Perché non vuoi bambini? Allora, a parte che domanda è? Chi ti ha detto che non voglio bambini? Scusami, io non l'ho mai detta questa cosa, cioè non ho deciso nemmeno io ancora e tu mi stai dicendo che hai deciso. Per me fammi capire. A parte gli scherzi, non ho mai detto di non volere bambini. Ho detto, e continuo a pensarlo, che la società mi ha fatto pensare che fosse un po' il mio fine ultimo, il mio obiettivo nella vita, quello di sposarmi, avere un compagno, sposarmi e fare dei figli, ok? Questo è un po' quello che... cioè, noi veniamo indottrinati così, cioè, questo è il nostro pensiero praticamente, ok? Ed è il pensiero che io ho sempre avuto, ma non mi sono mai soffermata un po' sull'idea a pensare... lo vorrei veramente un bambino oppure no? Cioè, è una cosa che io voglio, è una cosa che io do per scontata che nella vita io debba fare. E quindi mi sono un po' soffermata in questi comunque 3 anni che sono stata single, a parte una frequentazione che è stata un pochino più importante, però per il resto appunto mi sono un po' posta questo quesito negli ultimi anni e non sono arrivata ad una conclusione, ti dirò, quindi non è una scelta che io ancora ho fatto oppure no. Nella mia testa in questi 3 anni, ok, vi dico proprio onestamente, nella mia testa in questi 3 anni ho detto vabbè, tanto fino a quando trovo una persona seria con cui vedo un futuro, non ci penso neanche, ok, adesso una persona con cui sto molto seriamente, con cui vedo un futuro, anche se è comunque presto, però sono quelle cose che comunque non ti senti, cioè ne abbiamo proprio parlato, e quindi vedo un futuro con lui e so che ci sarà e lo vedo, ma non sono ancora tanto pronta per affrontare questa discussione, quindi in realtà ancora io non l'ho deciso. Forse essere mamma è una cosa che vorrei provare nella vita, perché sì, forse è una cosa che comunque vorrei provare per me stessa e con l'uomo che amo. Quindi è una sensazione che appunto non è detto che io non voglia provare, perché forse voglio quella sensazione, ma lo so che può sembrare stupido, ho tipo come paura di pentirmi dopo, perché io... a me piace avere la mia pace a casa, mi piace avere silenzio, mi piace avere la mia tranquillità, mi piace viaggiare, mi piace fare il lavoro che faccio, che come sapete molto spesso mi fa viaggiare tanto, mi piace avere la mia libertà. E non so se questo possa andare tanto d'accordo con il diventare mamma, perché non voglio diventare mamma per egoismo, voglio diventare mamma se poi effettivamente, cioè perché voglio effettivamente esserlo, e quindi devo pensare molto a tutte queste cose. Magari chi mi segue ed è già mamma può dirmi se anche voi avevate queste preoccupazioni prima e poi com'è andata, come vi sentite, come, cioè ditemi tutto veramente, perché io su questo non posso darvi io i consigli, me li dovete dare voi. E, però vi devo anche dire un'altra cosa, cioè già che ci siamo veramente parliamone. Ogni volta che parlo con un'amica che magari ha appena avuto un bimbo o che ha bimbi, eccetera, mi passa un po' la voglia di averne, perché tipo non dormono, sono stanche morte, sono stressate, nervose, cioè io ho veramente l'ansia, perché tra le mie amiche che hanno avuto spaventi bruttissimi durante la gravidanza, tra amiche che hanno avuto gravidanze a rischio, tra amiche che hanno avuto parti traumatici,
Vi rendete conto che io sentire tutte queste storie, cioè, me la faccio sotto, nel senso, quindi non solo quello che vi dicevo, penso a tutte queste cose, ma penso anche al fatto che anche per il mio corpo, per il mio fisico, e comunque anche questa è una cosa, non è una passeggiata, quindi... Appunto, tutte cose che sto pensando in questo momento, appunto, ripeto, io per 3 anni mi sono detta, vabbè, fino a quando trovo una persona seria, con cui voglio stare seriamente, con cui vedo un futuro, non ci penso, adesso quella persona c'è, e piano piano, diciamo, non voglio pensarci adesso, insomma, piano piano ci penserò, però, tornando alla tua domanda, perché pensi che io non voglia figli? Non l'ho mai detta sta cosa. Già il fatto che una donna dica non sono sicura di volerne, cioè già qui è inaccettabile in questa società. Se un uomo a dirlo, ci sta. Va benissimo, cioè io veramente, quindi no. Non ho ancora deciso, ok? Vedremo. Vediamo. Quindi mia family, questo è tutto per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto, se è così mi raccomando lasciatemi un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella, altrimenti perdete tutti i miei prossimi video. Io vi mando un bacio enorme come al solito perché vi voglio bene e naturalmente non può mai mancare il nostro abbraccio finale, quindi venite qua che vi abbraccio forte 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 e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!